un'iniziativa che è stata proposta all'amministrazione e che è stata promossa da diverse associazioni a tutela proprio dell'ambiente. Primo fra tutti sicuramente i Lions, che diciamo attraverso il riutilizzo di quelle che sono le custodie dei nostri occhiali da vista e da sole, hanno pensato di portare avanti un progetto di raccolta delle cicche, di utilizzo di queste custodie proprio per i fumatori, per poter in spiaggia o durante un concerto, durante un'iniziativa, poter conferire il mozzicone di sigaretta. Chiaramente l'amministrazione ha sposato immediatamente questa lodevolissima iniziativa, che nasce prevalentemente su Teramo, all'interno di Teramo Natura Indomita, che ha non solo come scenario il parco fluviale, ma ha anche come obiettivo quello della salvaguardia del parco fluviale e della valorizzazione del parco fluviale. Ecco perché oggi siamo qui. La tutela della biodiversità, la tutela dell'ambiente sono tematiche estremamente importanti, ma di estrema anche attualità. E non potevamo non credere in un progetto come questo, anche perché assistiamo spesso a giornate di raccolta da parte dei volontari all'interno della nostra città, e questo è un modo per insegnare alle nuove generazioni, anche perché le custodie sono state realizzate dai bambini all'interno del campus scolastico alle Petit Park. Per cui è un modo per sensibilizzare i bambini, che riporteranno poi, si spera, questi esempi virtuosi all'interno delle proprie case, e che possano poi recepirle in modo tale da non sbagliare, come probabilmente abbiamo sbagliato noi, quando saranno dei giovani uomini. Per cui ringrazio l'Associazione Rifiuti Zero, ringrazio i Lions, ringrazio le Petit Park per questa bellissima idea che si è deciso di portare sul territorio, a partire dal Comune di Teramo, per poi estenderlo anche sulle nostre coste.